cosa posso fare per te? Cosa puoi fare? Mi sono innamorata. Ma va. Per te no, pace non c'è. Rita Pavone, quando cantava questa canzone con i collettoni e le collettine di Rita Pavone, faceva così con le mani, e bisogna rispettare la storia. A proposito di collettoni e collettine, sapete chi c'era tra i collettoni? Non ve lo dico perché sennò non venite a teatro a saperla. Lo saprete lì, perché c'era un famoso cantante nel coro, dietro. C'era uno magro, capelli neri, di origine romana, e non vi dico altro. Ha scelto un cast giovane in larga parte piacentino, Franco Pini, attore cabarettista sulla scena nazionale da oltre 40 anni. Nei teatri ora con il musical Mi ritorni in mente, in scena in questi giorni al San Babila di Milano. Domenica pomeriggio il musical otterrà la vetrina di Canale 5 nella trasmissione di Barbara D'Urso. Nei panni del mattatore, Oppini racconta l'atmosfera della sua adolescenza. Gli anni 60 e 70 rivivono quindi con lo scopo di divertire senza nostalgia. Ma guarda, nostalgia no, perché io credo che la musica degli anni 60 sia talmente importante nella storia, che non è una cosa passata, che dice ricordo, no. Pensati un aneddoto. Mio figlio 10 anni fa, quando aveva 20 anni, a un certo punto eravamo in macchina e fa: papà, senti questi qua, li conosci? Li ho tirati giù da internet. Mi ha messo su The Dark Side of the Moon con i Pink Floyd, no? E io: ma tu sei pazzo, io non conosco i Pink Floyd, io sono cresciuto con i Pink Floyd, con i Beatles, con i Rolling Stone, con i cantanti italiani, con Gianni Morandi, Celentano, così, figurati. Questo per dirti che i ragazzi riconoscono questa come una musica ancora da ascoltare e da apprezzare, per cui non è nostalgico, è proprio un ripercorrere un momento storico importante che ancora adesso vive, e come se vive, guarda come sono vivo. Al suo fianco tanti piacentini come i cantanti Ambra Lofare, Umberto Dadà, i musicisti Andrea Lavelli e Roberto Selvatici, che hanno provato con Oppini a Pontenure. Beh, io con questi ragazzacci della band ci lavoro da anni, ci incontriamo così. E allora ho detto: rimettiamoci in gioco, perché più che essere una serata solo musicale, una serata in cui anche i ragazzi recitano, addirittura dicono delle battute, e quindi fanno parte attiva, perché in pratica io racconto a loro, che sono più giovani di me, soprattutto le ragazze che sono giovanissime, io e Renato Giordano, autore e regista dello spettacolo, raccontiamo quello che è stata la nostra adolescenza a degli adolescenti, più o meno adolescenti. Vabbè, guardo le ragazze che meglio, ecco adolescenti, ecco, che meraviglia queste due adolescenti.